Ciao a tutti, come state? Spero abbiate passato un buon inizio anno perché questo appunto sarà i preferiti di gennaio del 2017, quindi il primo mese del 2017. E iniziamo con la prima domanda di questi preferiti del mese, cioè canzoni. Sono uscite un bel po' di canzoni nuove e voglio farvi sentire quelle che personalmente mi sono piaciute di più, tra cui la prima che è di Fedez e J-Ax e anche Alessandro Amoroso e si chiama Piccole Cose. L'unico fatto di questa canzone è che mi piace soltanto il ritornello, quello che canta Alessandro Amoroso. Quindi insomma è un po' complicato e vi farò sentire quella parte. Quanti anni ci vogliono per raggiungere l'euforia, per le piccole cose che non hai ancora. Eccetera, eccetera, se vi va poi ve la andate a sentire. Mi sono poi letteralmente innamorata di questa canzone che in realtà è uscita già da un po' di tempo ed è di Noah Cyrus, che è la sorella di Miley Cyrus. E la canzone si chiama Make Me Cry con The Labyrinth, mi pare. E questa canzone è molto particolare, ma molto bella allo stesso tempo. Ve la faccio sentire anche questa. L'adoro, poi ci sono questi rumori strani, ogni tanto gocce d'acqua, suoni ambiguissimi, ma è molto particolare e molto bella, anche questa dovete sentirla. E l'ultima che vi faccio sentire è di Ed Sheeran e si chiama Shape of You, è uscito anche il video musicale. Queste erano fortunatamente soltanto tre le mie canzoni del mese. Poi passiamo a film barra telefilm del mese. Per quanto riguarda il film, sinceramente non ne ho visti tanti perché, vabbè, insomma, non sono uscita molto di casa. Però ne ho visti due che sono stati entrambi i miei preferiti perché sostanzialmente alla uno lo volevo vedere da un secolo, tantissimo tempo, mentre l'altro, quando ho visto il trailer, sì, ho detto oddio, lo voglio vedere, però non era una cosa così emozionante come invece l'altro. E quello meno emozionante, sto parlando di Passengers, che è un film con Jennifer Lawrence e un altro che mi avete anche detto come si chiama, ma io ancora non me lo ricordo. Comunque è un film molto intrigante, molto bello, ma come vi ho detto in uno dei vlog non mi è piaciuta tanto la fine. Mentre l'altro film che vi straconsiglio, invece questo è proprio una cosa che aspettavo da secoli e secoli e secoli, è il film del libro Fallen, un film bellissimo, stratosferico, per tutti i mega romanticoni come me è un film da vedere assolutamente, bellissimo, fatto strabene, anche i personaggi mi sono piaciuti tantissimo e sono stati secondo me ripresi anche abbastanza bene dal libro e quindi non potevo essere più felice e finalmente ho potuto vederlo. Per quanto riguarda il telefilm, non molti sanno, se non avete visto soprattutto i video precedenti, che ho iniziato a vedere una nuova serie che si chiama The 100, che è fighissima. Ho iniziato la terza stagione e l'ho finita, in realtà. Mancano tipo tre episodi e poi posso iniziare la quarta, che appunto è uscita da pochissimo, quindi è anche molto recente, si aggiorna molto recentemente, oddio, non so come spiegarvelo. Quella è bellissima, se siete interessati, se comunque vi piacciono i generi avventurosi barra romanticosi, insomma c'è un po' di tutto, bellissimo. Andate e magari vedete le prime puntate e poi vedrete insomma se vi piace. È un'altra serie TV che purtroppo è finita, ma ho scoperto che sono stati soltanto i primi 10 episodi, mentre gli altri 10 poi usciranno in estate. E sto parlando di Teen Wolf, la sesta stagione. Sono rimasta sconcertata dalla bellezza di questa stagione. E purtroppo sta anche per finire l'ottava, oddio non vorrei sbagliarmi, penso sia l'ottava stagione di The Vampire Diaries, che è una serie epica, sì, l'ottava stagione. Mancano 5 episodi
tra cui uno esce dopodomani. E purtroppo questa serie fantastica finirà, quindi se non l'avete ancora iniziata, sono 8 stagioni, quindi ci fate un'annata intera, ed è meravigliosa, naturalmente basata su storie vampiresche, come dice il nome. Scarpe del momento, invece, ho riesumato queste qui, che sono le Nike Free, dovrebbero chiamarsi, sì, che sono queste, fatte in questo modo, sono comodissime e le ho riesumate, primo perché ho riniziato la palestra, poi perché con queste si guida, che è una meraviglia, e quindi diciamo che le uso un po' per questi scopi, ma sono davvero fantastiche, sono comodissime. Mi pare il costo sia intorno ai 150, sempre una cosa del genere, ma io le avevo prese più di 3 anni fa forse. Fighissime, sono fighissime, e quindi niente, ve le volevo far vedere se magari qualcuno ancora non conosce questo modello. Non è proprio lo stile al 100%, però super comodo, ripeto. Passiamo poi ai prodotti beauty del mese, e parto con questo qui che fortunatamente sta per finire. Dico fortunatamente perché ce l'ho da così tanto tempo che neanche mi ricordo quando l'ho preso, però sono super intenzionata a ricomprarlo. E questo è il Fix Plus di MAC, versione da viaggio, quella piccolina. In realtà è molto più grande la confezione normale. Questo prodotto io lo utilizzo per bagnare la Beauty Blender e stendere il fondotinta, e mi sono trovata da Dio con questa nuova funzione, perché teoricamente sarebbe un fissante trucco, quindi va spruzzato quando avete finito poi il trucco, però io mi trovo molto meglio con l'altra funzione che vi ho spiegato prima. Poi volevo farvi vedere quest'altro prodotto preferito, che è questo illuminante, che fortunatamente ho ritrovato e ve l'ho detto anche nel Get Ready, di Mulac, che è questo qui, Eros, sì, lo 06, ed è fantastico, è quello che ho anche oggi. Questo qua sicuramente si noterà, perché non ne ho messo neanche tantissimo e fa subito questo effetto farone immenso. Altro prodotto che ho su oggi nel trucco è questo Diva Crime di Nabla, colore arabesque. Questo è uscito con la collezione Goldust e è questo fantastico colore. Mi sono appena accorta che è ugualissimo alle mie unghie, quindi molto bene, ed è un bellissimo rosso leggermente tendente al malva, è bellissimo. E in più questa tipologia di rossetti dura da morire, cioè per sempre. Altro prodottino Nabla è questo cream shadow, eccolo qua, ve lo apro così vi faccio vedere il colore. Si chiama Entropy ed è un mezzo metallizzato con base marroncina, forse base marron glacé tipo, e ha un sacco di riflessi sul verde, celeste, viola. È super particolare e ve lo straconsiglio. Ultimo prodotto beauty, questo qui, che è il nuovo blush di Benefit, il California. Lo amo follemente, lo sto usando sempre, anche se ha un odore particolarmente estivo, però è fighissimo. Guardate che bello. Ah, bellissimo. E appunto è sempre quello che ho oggi su, quindi lo potete notare, anche se io non vado particolarmente matta per i blush, cioè ne metto proprio giusto per sembrare una persona in vita. Per quanto riguarda la cover del mese, vi faccio vedere quella che ho indossato più di tutte. Non mi sarei mai aspettata di tornare a utilizzare una cover di questo stile, adesso vedrete perché. L'ho presa da un sito internet, se andate a vedere il mio video delle cover vi dico anche qual è, adesso non mi sorge, ed è questa cover qui con le outlines di Harry Styles dei One Direction. Non lo so, mi è tornata, non la fissa, ma mi è tornata proprio la voglia di riascoltarli, rivederli. Mi sono rivista tutti i CD, tutti i dischi, cioè un bordello di roba. Poi sono arrivata anche a riutilizzare questa cover, quindi sono molto molto felice. Per quanto riguarda la foto del mese, ve la metto qua. Stavo cercando di capire quale parte, ma ve la metto qua. Ed è una foto del weekend di quando siamo state in montagna con Desi. Mi piace tantissimo, primo perché comunque non andavo in montagna da un sacco di tempo, e se vi va andate a vedere il vlog. E poi comunque sono andata con la mia migliore amica, quindi potevo non divertirmi? No. E quindi insomma questa è la foto che ne ritrae. Per quanto riguarda gli eventi del mese, sono successe un bel po' di cose in realtà, quindi adesso ve le elenco piano piano. Beh, il 1° gennaio è stato il 1° gennaio che ve lo dico a fare. Poi il 7 gennaio è stato il compleanno di mia sorella. Il 10 di gennaio mi sono operata. Se volete sapere più cose su questo
questa operazione che ho fatto, vi lascio tutti i link nella scheda informazione, ci sono credo due video in cui ne parlo, poi ho detto che non volevo più parlarne, quindi insomma evitate di commentare qua sotto con questa cosa, grazie. Il 18 di gennaio sono andata a comprare il computer, che è stata la svolta della mia vita lavorativa e privata. Il 25 di gennaio ho fatto il primo esame pratico per la patente, ma purtroppo non è andato, e anche di questo vi metto, se non avete ancora sentito bene la storia, il link nella scheda di informazione del video in cui ne parlo. E basta, fondamentalmente queste sono le date più eclatanti. Per quanto riguarda l'applicazione del mese, ho stra-ricominciato a rivalutare Instagram come applicazione. Prima devo dire che mi ammorbavo molto più su Snapchat, anche su Facebook e YouTube, vabbè, i soliti. Però Instagram l'avevo un pochino accantonato. Da quando hanno messo più che altro la funzione delle live, tra l'altro se vi va seguitemi, vi metto il nick da qualche parte o lo trovate sempre nella scheda di informazione, ho iniziato a fare live a gogo e mi piace da morire, e in più l'ho anche rivalutata proprio come social in generale, mi è piaciuta davvero un sacco, hanno portato delle piccole modifiche che secondo me hanno proprio migliorato a livello dell'utilizzo questa applicazione, e quindi vabbè, la conoscerete sicuramente tutte, però ve la straconsiglio lo stesso. Quindi questi saranno tutti i miei preferiti del mese per le varie categorie. Scrivetemi tra l'altro qua sotto nei commenti se avete qualche idea per un'altra categoria, perché nel corso del tempo in questi preferiti sono andata a togliere un po' quelle categorie che comunque mi sono resa conto non erano fondamentali nella mia vita, quindi scrivetemi magari qua sotto se avete qualche idea per una prossima categoria da aggiungere. Detto questo vi mando un grosso bacio, se non siete ancora iscritti iscrivetevi e mettete un pollicino in su, mi raccomando, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!